Benvenuto Filippo Rama. Ciao, grazie. Allora, chiusura di un'estate che certamente possiamo definire inedita. Arriva il tuo EP Crepe. Intanto ti chiedo perché adesso. Ma Crepe, secondo me era il momento giusto di far uscire questo lavoro. È un lavoro che appunto, non per svalutarlo, però mi piace considerarlo un po' come una chiave che aprirà poi una porta in un domani, quindi un nuovo capitolo. Considerando, diciamo, i pezzi editi, abbiamo Arrogante che è dello scorso anno e Mediterranea che è di Sì. quest'estate. Quindi già abbiamo un lasso temporale piuttosto ampio. Quindi volevo capire anche rispetto agli altri pezzi qual è stato il periodo di lavorazione e come appunto è proceduto. Beh, diciamo che dopo Arrogante, appunto, oltre la canzone Milano insieme a Francesco per la situazione, no? Covid, per tutto quanto, e poi ci tenevo molto a quella canzone, ci tengo molto a quella canzone, c'è stato appunto Milano e Mediterranea, quindi c'è stato, tra virgolette, poco lavoro fuori, cioè poche canzoni fuori, era passato un lasso di tempo molto grande. In quel lasso di tempo però non mi sono mai fermato e stavo già scrivendo e facendo musica, e questa musica è stata chiusa, rinchiusa dentro un primo step che è Crepe. Io non sono un amante dei social network, purtroppo, anche se è un po' strano, a volte anche sbagliato forse per quello che faccio, però ho sempre avuto appunto una visione prettamente artistica, quindi nel senso la pagina ho sempre cercato di aprirla per raccontare ciò che è la mia musica o per svelare quello che farò principalmente. È capitato di esternare anche cose personali, però è stato molto molto raro e devo dire la verità, me ne sono sempre quasi pentito perché non è la vita e quella cosa non fa parte della mia vita. Quello è un veicolo per parlare con le persone che ti seguono, che è una cosa bellissima, da tutta Italia o comunque in generale anche quelle che sono fuori dall'Italia, e basta. E poi il resto avviene nei concerti, avviene in studio, avviene con le canzoni, altre cose non me ne frega niente. A volte mi sforzo un po' perché faccio fatica, però non è proprio una mia indole. 2018, adesso siamo, sì, 2 anni dopo, arriva Crepe e appunto, come dicevo, sarà una chiave per aprire una porta. Però una chiave per me molto preziosa e molto d'impatto, cioè sarà una cosa a cui tengo molto e che appunto aprirà un nuovo capitolo È un anello di completamente. congiunzione. Sì, no, non lo so, è una chiave. Lo lasciamo, ecco. È una chiave, secondo me la cosa giusta è una chiave, perché poi non è che congiunge qualcosa, è sempre, i capitoli sono tutti diversi, secondo me, almeno. Sono cose differenti, sono percorsi differenti, progetti differenti, musica anche sicuramente diversa. Poi sì, sicuramente dentro c'è un'evoluzione perché la musica comunque è stata fatta, no, da me, quindi c'è questa evoluzione costante. La costante forse sono io in questi EP, mentre la musica continua a variare. Ti ringrazio, in bocca al lupo. Grazie mille, Crepi. Un bacio.